Il grifone campione d'inverno è sempre più in fuga per la vittoria. Al Villa dei Massimi i rossoblù non si fermano, raggiungono la lista delle vinte anche Rodolfo Morandi, battuto per 1-0. Una partita di sofferenza per i padroni di casa che rischiano di andare subito sotto con questo colpo di testa ravvicinato su cui Mancini si supera. Ancora di testa, fortuna che si farà notare più avanti, vanifica così il bel traversone di Capitan Zappalà. Il numero 10 di casa ci riprova poco più avanti con questa punizione deviata su cui Verdecchia è però attentissimo. Piove sul bagnato per il Grifone che al 40esimo vede espellersi il proprio portiere per questa uscita disperata. Messo in difficoltà dal retropassaggio corto di Apolloni, Mancini tocca la palla di mano per evitare all'avversario di involarsi a porta vuota. L'arbitro non può che estrarre il rosso. Sulla punizione che ne deriva, Sargolini per poco non trova il gol che sblocca l'incontro. Nel finale di tempo, Tamburrini prova a risolvere i problemi dei suoi con questa conclusione dalla lunga distanza. Verdecchia non si fa sorprendere e allontana. Nel secondo tempo si vede un altro Grifone, bravo a coprire il campo nonostante l'uomo in meno. In attacco il mattatore è sempre fortuna, qui lanciato da Zappalà sfrutta il buco del difensore, ma il suo colpo a sorpresa finisce fuori. Il Grifone ci prova in tutti i modi e qui la Rodolfo Morandi rischia di andare sotto su angolo, si salva per pochi centimetri. Per gli ospiti il più pericoloso è sempre Sargolini, ancora da punizione, ma l'esito è sempre lo stesso. Al 35esimo è ancora fortuna a caricarsi i suoi sulle spalle conquistandosi questo calcio di rigore. Il numero 10 lo ottiene e lo realizza con tanto di portiere spiazzato. Nel finale gli animi si scaldano, ma in pochi secondi rientra tutto nella norma. La capolista batte quindi di misura gli avversari portandosi momentaneamente.